viaggio tra i comuni dell'Irpinia è arrivato a Montemiletto e siamo in compagnia del sindaco Eugenio Abate per indagare nel suo rapporto con lo sport. Però prima di entrare nel vivo della chiacchierata le chiedo da quanto tempo amministra questa città? Dal 2004, ormai sto al mio decimo anno, per cui sto alla fine del mio secondo mandato e quindi ho questa esperienza complessiva di sindaco. Quali sono i progetti di cui è più fiero? Ma legati allo sport? No. Rimaniamo sul campo amministrativo generale. Devo dirle che comunque i primi 5 anni, i secondi 5 sono due cicli e due tempi completamente distinti. I primi 5 anni di grande programmazione, grande desiderio di fare perché c'era ancora la speranza di poter fare. I secondi 5 di grande depressione in un contesto regionale e nazionale che ha strozzato e messo in difficoltà i comuni. Nonostante tutto questo, la nostra comunità è la comunità con la minore tassazione di tutta l'intera provincia di Avellino. Quindi il più grande risultato è quello di aver gestito questo comune su un modello una gestione privatistica, vedi la realizzazione di una municipalizzata che ha creato le condizioni per tenere i costi bassi e tenere la tassazione più bassa della provincia. Questo non è stato ovviamente solo un atto puramente di gestione ordinaria, ma è di gestione straordinaria, perché trovarsi in un comune in cui i rifiuti costano 1 euro al metro quadro contro la media provinciale di 2,50 euro, trovarsi in un comune dove i servizi scolastici non hanno un ticket delle famiglie, quando invece i ticket continuano a salire in ognuna delle altre comunità, trovarsi in un comune in cui l'IMU non ha avuto quell'incidenza che costringe tutti al versamento aggiuntivo di dicembre, la dimostrazione che questo è un comune dove si è fatta efficienza e dove il riscontro della capacità organizzativa si è visto. Questo, senza, senza distoglierci dai grandi progetti che si sono realizzati. Avevamo tre obiettivi fondamentali quando sono partito con questa amministrazione, che erano il riutilizzo del castello della Ranessa, obiettivo raggiunto, la realizzazione del ponte, obiettivo in fase di realizzazione, il terzo è il campus scolastico che si è raggiunto solo in parte con l'avvio dei lavori per il rifacimento della palestra comunale. Tutto il resto è fermo al palo per la mancanza di un decreto regionale che finanzia concretamente l'opera, per cui la grande insoddisfazione di non aver. Secondo lei di che cosa più risentono i piccoli comuni? Ma i piccoli comuni risentono dell'incapacità di mettersi insieme per avere delle possibilità vere di gestire i servizi. Devo dirle che su questa cosa va fatta una puntualizzazione. Non esiste l'economia di scala sui servizi sempre, cioè se in qualche modo uno utilizza un'area troppo vasta, quella diventa una diseconomia di scala. Non è come produrre una sedia: se produco una sedia mi costa 10, se ne produco 100 ognuna mi costerà di meno. Quando si tratta di servizi in cui il costo maggiore è fatto dal personale che opera sui servizi diretti ai cittadini, è oggettivo che l'unico effetto che possiamo produrre in grandi carrozzoni sono le diseconomie, sono i costi della cattiva gestione, per cui non bisogna pensare che i piccoli comuni debbano mettersi troppo insieme per gestire grandi bacini. Dobbiamo immaginare delle aree omogenee in cui i comuni con lucidità ed efficienza si mettono insieme per fare il meglio possibile. Ogni sindaco in ogni comune è amato e odiato allo stesso tempo. A lei quale pregio le riconoscono e quale difetto? Ma devo dirle che non mi sono mai preoccupato dei pregi che mi riconoscono, perché penso che non me ne riconoscono, almeno nessuno viene la mattina per dirmi tu hai questo pregio. Quale meriti? Parliamo di meriti allora. Questo lo devi chiedere ad altri. Però non vivo dell'ansia di sapere i pregi e i difetti che mi attribuiscono, e questo è il difetto che mi attribuiscono, che non vivo nell'ansia di sapere che pensa la gente di me. Che adesso sembra un atteggiamento arrogante, ma in realtà è solo un modo per sopravvivere, per andare avanti, perché le dico che quando qualsiasi cosa è letta in positivo dal cittadino non è mai oggetto di attenzioni, per cui il cittadino in realtà viene da te solo quando c'è un problema, e chi si rivolge a me si rivolge perché non ha lavoro, perché ha difficoltà o perché ha altro, quindi oggettivamente c'è un clima di resistenza legato al momento storico. Adesso passiamo invece al suo rapporto con lo sport. Qual è? Esiste? È eccezionale, come vedi sto leggendo la Gazzetta dello Sport, si riesce ad inquadrarlo? Si vede, sì. Bene. Io leggo il giornale sportivo tutti i giorni. È il mio sport, per il sindaco di Montemiletto. Sì, assolutamente, sono uno sportivo nato, tra l'altro se vuole mi alzo. Ma sì, si può, cioè, se mi alzo si vede pure il fisico estremamente sportivo, per cui devo dirle che assolutamente, insomma, preferisce la cucina. Questa è cattiveria da parte sport. Sua, cioè lei sta dicendo che non c'è un fisico sportivo. Ma la cucina è uno sport, cioè io che fa anche bene. Io ho accolto l'intervista perché pensavo che era un modo per conoscerci. No, perché ma io se so lei che lei sa cucinare molto bene. Comincia ad offendermi su un punto di vista personale, io credo resistente. So che lei sa cucinare molto bene. Chi gli ha detto? Daniela. Boci. Che c'è una donna bellissima che è dietro la telecamera. Sì, ma Daniela, io ho accettato l'intervista ovviamente solo per lei. No, voci di corridoio comunque confermano la sua passione per la cucina. Sì, ma chi cucina non è detto che mangia. È vero, questo sì. Io amo mangiare. Ah, no, no.
mangiare e cucinare, sì, conferma. Però guardandola difficilmente lei è brava in cucina. No, io sono una brava cuoca, sì. Poi magari un giorno facciamo una gara ai fornelli. Bene, vabbè. Accetto volentieri. Va bene. E da ragazzo qualche sport ha praticato? Guarda, le carte. Le cioè, carte. Sì. Fortunatamente sono entrate nel circuito sportivo con, delle, con un'associazione specifica, ovviamente sto giocando ma non sono uno sportivo. Ritengo però che lo sport sia fondamentale per la crescita sana dei giovani della mia comunità e quindi ho dato grande impegno alla valorizzazione delle strutture quali che c'erano. Quali sono i progetti messi in campo? Le strutture che c'erano e quelle che a realizzarsi. Abbiamo ultimato e reso agibile l'utilizzo del campo sportivo già nel 2004, infatti il mio primo calcio al pallone è stato l'inaugurazione del torneo regionale di quell'anno. Abbiamo realizzato un campo da tennis in villa comunale, abbiamo realizzato una pista per la corsa podistica e abbiamo avviato i lavori per il rifacimento della palestra comunale che diventerà il posto dove si può fare pallacanestro e pallavolo. Abbiamo ultimato una struttura, ma per la verità abbiamo realizzato una struttura a mondo aperto con un pallone che ci rende la possibilità di coprirlo d'inverno e quindi renderlo utilizzabile tutto l'anno, in cui si gioca sia a calcetto, fanno anche altri sport e quindi in qualche modo abbiamo creato le condizioni fin da subito per l'utilizzo di varie strutture che rendessero possibile lo sport ai giovani, cosa su cui tengo moltissimo, cioè il mini calcio, il mini volley, il mini basket. Non sono appassionato dell'idea che dei giovani della mia età, ormai non più giovane, ma tutti si definiscono così, finiscono per pensare che la terza categoria è un campionato in cui fare agonismo e quindi concentrare le attenzioni su cose che non danno nessun riscontro alla comunità. Lo sport serve a far crescere insieme i giovani, a socializzare, a migliorarli, a far sì che nascano sani e con dei valori diversi e quindi noi puntiamo sullo sport ai giovani, non certo a quelli della mia età. Infatti che forse fanno meglio a giocare a calcio. Lo sport è salute, lo sport è aggregazione, socializzazione, per questo il Comune di Montemiletto organizza campi estivi. Assolutamente sì, quest'anno non l'abbiamo organizzato perché abbiamo interrotto l'utilizzo della piscina, che è un'altra struttura che abbiamo realizzato noi, la piscina comunale a Parco Bosco. Siamo in attesa di un riscontro da parte di un'indagine che si sta verificando per motivi urbanistici e quindi è momentaneamente ferma, però la piscina è un'altra struttura sportiva realizzata. Che si potrebbe, quando che è stato utilizzato già per 4 anni, è stato sospeso l'utilizzo l'anno scorso, ma ci auguriamo che appena dopo il riscontro su questo la utilizzeremo di nuovo. Se insomma tornasse indietro nel tempo, uno sport le sarebbe piaciuto praticarlo in particolare, non lo so, il motociclismo, il tennis? Ma guardi, proprio no. Niente, cioè, il divano. Io ritengo che io ho una vita estremamente intensa, che è fatta di pochi spazi personali. Quegli spazi sono legati all'ozio, che è assolutamente un valore da difendere. Cioè l'idea che si è in solo perché si fanno tanti sport e si è sempre nel circuito del fare, io preferisco leggere un buon libro a quindi casa. Quindi non le piace neanche guardare il calcio in TV o no, seguire... No, guardo solo le partite del Napoli per sfottere i miei amici napoletani. Che ti fanno Napoli? Sì. E l'Avellino? L'Avellino stasera, penso stasera o domani gioca, stasera gioca con la Juventus. Stasera gioca una partita importante perché c'è il mio vice sindaco che assolutamente vive di calcio e di sport e quindi vivo di riflesso le emozioni che lui vive quotidianamente. È informato dei fatti grazie al vice sindaco, altrimenti sarebbe all'oscuro di tutto. Va bene, però noi invitiamo tutti a comprare il Biancoverde che è il nostro settimanale sportivo. Io l'ho già comprato, come vedete lo sto leggendo, bellissimo, cioè veramente bello. Poi devo dire che tutte le interviste a chi mi ha preceduto le ho lette, sempre di grande interesse sul modello della mia e quindi assolutamente felice di farlo. Sul Biancoverde, quindi magari su quello devo dire che il mio paese ha avuto modo e do sempre modo di parlare, per cui su questo mi difendo bene. Va bene, sindaco, io la saluto, salutiamo i nostri. Ringrazio e saluto tutti i vostri telespettatori, perché poi al di là del giornale penso che questo vada sul web, altrimenti non si capirebbe la telecamera. Salutiamo il mondo del web, quindi certamente sì.